vostri commenti, scrivetevi, commentate, attivate la campanella, seguitemi su ciò, su ciò, 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 ciò. Basta, cominciamo già perfettamente. Allora, eccoci in un nuovo mukbang di roba presa per lo più da Action, ma avrete visto i vari svuota la spesa che ho fatto e in realtà sembra più una roba da bere e mi sono dimenticato di mettere, però questo è in freezer. Per una volta che mi ero preparata, avevo messo le altre due lattine in frigo, poi adesso prendo la roba e dico, ah, c'è questa. E lasciarla in un altro, non credo, farò a breve un altro mukbang, non lo so. E quindi assaggiamo subito questa cosa caldissima, che è una Coca-Cola Zero Sugar, è già qui, perché non è una Coca Light, che avevo preso, è una Special Edition Key Wave, che poi avevo visto che era tipo per un gruppo K-pop, non lo so, coreano, e che ho preso in un autogrill francese, no calories, c'era scritto solo gusto fruttato, e l'ho comprata a Mozzo, a Svizzera, l'ho presa in Svizzera, e quindi pagato un po', e buon, quindi cominciamo così a bere questa cosa calda. Poi vabbè, ho quest'altra, questa di Action, e qui cominciamo a shakerarle così, Action, poi mangeremo di salato queste cose, riso scotti, queste cose che è tutto il pomeriggio che dico, li voglio assaggiare, ecco ora che mi sembrava ci fossero pochi rumori, queste, e questa che mi sembra già patita, poverina. E questi non lo so perché sarebbero di Halloween, non lo so, a parte che secondo me li ho già presi da qualche parte, questi sono di Action. Vabbè, vedremo quanto è lungo il video. E come vedete, molto, la vedete che c'è la finestra, è lilla e verde acqua, un po' colori sirenosi, un po' pastellosi. Ora faccio così, così esplode. Vediamo un po' di lavare tutta la camera. Ecco, è arrivata lume da lontano, come se lei bevesse lattina. E assaggiamo. L'odore non lo so. Subito all'inizio sembrava la cherry. Sì, sa proprio di frutta, non vera, non lo so, aspetta che io poi con la frutta non è che la mangio granché. No, mela golden. Perché è molto gasata, calda, e però dopo rimane. Io sento molto la mela. Vabbè, senza fame e senza lotta. Allora, cominciamo con questo snack, di riso scotti, snack venere, alla paprika. In realtà mi sembrano tipo quei cookies che ora vendono mezzi crudi. Mi ispirava, dove l'ho presa? Non lo so. Allora, no, forse dov'era l'altro svuota la spesa? A Lidl? No, chissà, andatevi a vedere svuota la spesa. E questo sembra del mais premasticato. Vabbè. Sì, lì è un po' meglio. Qua sembra proprio che ci siano dei pezzi di mais, perché è molto più giallo. Lì lo vedete pallidino. Vabbè, insomma, l'aspetto non ce ne sbagliamo. L'odore è molto paprika. Thank you.
Dovrebbero essere vegani. Allora, buoni. Sembrano quei classici. Quelle classiche cosette di riso che prendevo alle rospe, mi piacevano molto, che erano tipo gusto pizza, formaggio. Un po' più morbide, non so se è dovuto a sto riso venere. Sa molto di paprika, un po' salatine, abbastanza forte il sapore, buone. Intendo quelle piccolette aromatizzate, non quelle cose che sono un po' di stiloro. Buone, discrete, in teoria è vegano, non so quanto, non fritto. Non so se vi può interessare qualcosa qua. Sostenibilità. Ah, sostenibilità. Cioè, sostern. Credo sia vegano. 50 grammi. Non male sti snackini qua. Se vi piacciono quelle lì, gallette lì al riso. Queste sono meno croccanti. Poi questo è. Allora, beviamo perché sennò queste robe non le assaggio mai. Allora, questo è Warheads sur Watermelon Soda. Una soda all'anguria. L'anguria ci piace. Carina la lattina fucsia. Questa è di action. Casata è casata, questa meno è fresca. Per me sa più di lampone, aspra da morire. Come soda all'anguria? No. Come soda al lampone? Buona, aspra. Non è male, ma aspra da morire, secondo me. Hanno sbagliato aroma. A me ricorda molto l'aroma del lampone aspro. È discreta, ma se vi aspettavate l'anguria, almeno io, già lo so. Allora, queste cose. Questa cosa è stile pollo fritto, free chicken e pollo della Chio, Chio, chi lo sa, e free chicken style, e che c'è scritto qua, lock things, in che lingua è di action, Luchtig and Co. croccante, Luchtig, saporite, croccante, sarà croccante, e vediamo, non ho idea se siano patatine, mais. Lo so, assaggiamo qui. Che carini. Vabbè, qui sembrava tutta una cosa avvoltolata. Credevo fossero spessissimi. Invece no. Vabbè, credo siano patatine semplicemente. Che sanno di pollo fritto. Non so se le vedete. Sono tipo cestino. Sono cave dentro e vuote. Pollo fritto no. Io credo siano patatine. Il sapore dove c'è la concentrazione qua, vedete che rosso? È forte, ora che sia pollo fritto, insomma. Forse un po' piccantino perché tipo il Kentucky Fried Chicken in genere è piccante, infatti una volta sono entrata ero tutto piccante, sono uscita dov'ero, ad Amsterdam. Non mi viene che consistenza abbiano. Patatine ci sono fatte così. Forse quelle fatte a cancelletto, quelle quadrate a griglia. Quelle
hanno questa consistenza. Dopo un po' sono piccantine. Di pollo non sanno, però magari appunto sto pollo fritto in genere è piccante, sono piccanti. Discreto. Piccantuccio. Allora, questo è strawberry lemon sour, saprà di anguria. No, vabbè, strawberry è fragola, non è, è raspberry, credo, lampone. Super casata. Dall'odore super dolce e sa di fragola. Allora, ho la lingua piccante, non sento nulla. Ho un sa di Big Bubble. Sono perplessa. Sì, sa di Big Bubble un po' acido, perché più che aspro è acido, un sapore un po' così. Vabbè, allora passiamo al dolce. Allora, questa cosa qui, che per me non è po' più, è una tavoletta di cioccolato M&M's crispy con cereali croccanti, ma mi sa che la croccantezza l'abbiamo persa per il caldo. Vediamo se era solo rotta, perché mi sembra che quando l'ho portata a casa mi si è rotta nello zaino, o se si è anche un po' sciolta, poverina. Allora, mi sembra un po' sciolta, però ha ancora un aspetto di tavoletta. Vediamo un po' se riesco a tirarla fuori senza sbatacciarla. È morbidina. Perché c'è sta cavolo di etichetta. Adesso devo aprirla. Ok, allora vediamo se una striscetta viene. Vabbè, allora qui doveva esserci la cosa a pallina come le M&M's con scritto M, così mi sembra che delle tavolette M&M's le ho già mangiate. E dietro in effetti ho tutti i quadratura non è al massimo per mostrarvi le cose. Comunque vedete, è tutta tempestata di cereali, quindi vabbè, probabilmente sarà stato più croccante in tempi migliori. Buono, molto dolce. E i cereali ci sono, gli M&M's no, non so se sono a pezzi o, perché qua nel tondino non c'è un M&M's. E secondo qui vabbè, se ci ho intere o a pezzi, però non è vero. Il verde e il giallo adesso, sì, sono intere, quindi allora passate tutto. Molti cereali croccanti, buono, molto dolce il cioccolato. Forse è più dolce del Milka, non so ora, con tutto sto baradacco che ho mangiato. È buono.
in tempi migliori sarebbe stato anche più croccante il cioccolato. Come sapore è buono, rimane una cosa salata. Un po' mosso. Questo mi sa di roba dolcissima. Questo è del Lidl, mi ricordo, Mr. Choc. Prendo un Kinder cereali bianco. Anche questo probabilmente saranno. Avranno visto giorni migliori, ma vabbè. Mangiare col cucchiaino. Sì, allora. L'aspetto è molto liquiforme. I cereali si vedono bene. Non so che cosa ci fosse disegnato sulla barretta. Ecco qua, un grumo di cereali. Allora, ecco, reso soffiato, non crunchissimo, croccantissimo, tipo le M&M's. È quello un po' stile per i cani. Però appunto, il Kinder cereali ha quel tipo lì, quindi è praticamente uguale. Ha tutta quella cremina al latte. Il cioccolato bianco probabilmente spiaccicato tutto qua. Buono, estremamente dolce. Le premesse erano quelle, ho voluto assaggiare, però ho cioccolato al latte, per quanto ce ne sia un velo, gli lema un po' tutta quella dolcitudine. Dopo sto coso cosa ci bevo? Quello al watermelon lampone. Sì, secondo me io ci sento assolutamente solo il lampone. Che poi non c'è, c'è scritto watermelon. C'è anche disegnato già. Meno da dire che in qualche lingua è strano watermelon sia lampone. E basta, allora le cose di Halloween le assaggiamo da Halloween. Non so se andrò. E quindi ci rimangono questi baci Kisses della Hershey. Come si chiama? Hershey's. Ma questa cosina mezza rotta, perché dovrebbe essere così. E vediamo se. Bene, sì, sì, sì. Questa roba gasata, questa proprio. Certo, boh, spero siano impacchettati. Come sono fatti questi cosi? Vedo dell'azzurro. Allora, ecco qua. Carini. E anche questi mi danno l'idea di essere una roba super dolce, perché sono quei robi bianchi con dentro pezzi di cookies tipo Oreo, non lo so. Sì, sono i capellini da gnomo. Ah, c'è una frase come i baci perugino. Allora, questi sono. E mentre li mangio, non si sono sciolti. Abbiamo. Ah, ma non c'è scritto solo Kisses. Ah, va. Allora, questi hanno superato il caldo. Dolcetti, ma non troppo, perché hanno sto coso di cookies che non dico gli dà l'amaro, ma evita che siano super super dolcissimi. Allora, finisce qua.
tutto discretamente buono. Nelle bibite un po' meh, ma belle bibite, fantastiche, ce n'è poca per me. Quindi direi che vi posso consigliare tutto. Se li trovate, questo è piccantino, sono gli hanno questo e basta. Quindi vi auguro buon appetito e buona notte.